Ciao a tutti, benvenuti. Grazie mille per l'invito. Grazie a te per essere qua con me questa mattina. Oggi cerchiamo un po' di raccontare la vostra storia dei Painkillers, perché se non vado errato sono 10 anni che siete assieme. Esattamente, esattamente. Anche se siamo molto giovani, abbiamo solo 22-23 anni, suoniamo insieme da 10 anni. Caspita. In realtà è nato come un gioco, ovviamente, tra me e Pala, il batterista, quando appunto eravamo solo in seconda media, e poi siamo arrivati alla formazione attuale un paio d'anni dopo, nel 2015, e quindi tutti insieme siamo da oltre 8 anni. Caspita, come si resiste tutto questo tempo insieme? Allora, io ti dico, è la cosa che secondo me ci contraddistingue dalle altre piccole band che abbiamo conosciuto nel corso degli anni, nel senso che ci vogliamo tanto bene. Abbiamo creato un rapporto proprio di amicizia che va oltre al semplice suonare insieme. Ci vediamo sempre quando qualcuno ha un problema che esuli anche da quello della musica. Mm-hmm. Siamo davvero un punto di riferimento l'uno con l'altro, ed è questo legame che poi ovviamente ci sono i dissidi, le litigate, i momenti un po' più difficili, però è un legame talmente profondo che si è creato negli anni che è quello che ci permette di andare avanti nel migliore dei modi e farlo con passione. Ormai è un po' come se praticamente foste dei cugini, diciamo, in qualche modo. Sì, siamo una grossa famiglia, ecco. Poi essendo anche cresciuti insieme, abbiamo visto le varie parti della vita, no? Dall'adolescenza, adesso in età un po' più adulta, seppur non ancora indipendenti, e anche le nostre famiglie intorno ci hanno sempre supportato e aiutato, quindi quando ci troviamo è anche bello essere tutti insieme. Bello, e poi vedo che comunque il vostro percorso in musica, tu dicevi appunto 10 anni, di cose ne avete fatte, letteralmente tante, davo anche giusto uno scorcio sulle piattaforme e davvero c'è tanta musica. La prima volta che vi siete messi avete fatto una roba davvero seriamente, come è stata per voi questo passaggio al mondo musicale reale, ecco, dalle medie, comunque siete partiti da zero. Com'è stato poi? Allora, diciamo che abbiamo passato diverse fasi, nel senso i primi anni ovviamente erano le classiche cover per cercare un po' di trovare la nostra identità, quindi dai Green Day, gli Offspring, rimanendo sul pop punk, con i Blink, eccetera. Il primo passo l'abbiamo fatto col primo album in italiano che abbiamo pubblicato nel 2020, quindi un po' di anni dopo. Ovviamente abbiamo solo dovuto trovare un po' la nostra direzione. Quell'album è stato un po' il nostro passo, ecco. Lì abbiamo capito che dovevamo fare le cose in modo differente, l'abbiamo fatto con un'etichetta che poi nel corso degli anni abbiamo cambiato, e nell'ultimo periodo poi l'altro grosso passo che abbiamo fatto è passare dall'inglese all'italiano, e quello sicuramente non è stato semplicissimo, però facendo quel passo l'anno scorso abbiamo anche capito che da semplice gioco o comunque passione era diventato anche un vero lavoro. Eh sì, poi quando ci si sbatte la testa davvero dice adesso dobbiamo fare sul serio, e sta andando bene, ecco, diciamo. Sì, allora, sì, ci stiamo togliendo le nostre soddisfazioni. Esatto, tra l'altro è uscito fuori anche un album di cui tra pochissimo parleremo. Nel mentre ci fermiamo giusto un annetto fa, perché è uno dei brani che dei vostri comunque più ascoltati anche sulle piattaforme Spotify, sì. In questo caso uscito fuori lo scorso giugno, ed è, non tra parentesi, va tutto bene, un po' mi ricorda il Covid con quel andrà tutto bene. È un po' sì. Come è nato? Allora, è stato scritto poco dopo quel periodo, comunque fa parte appunto del nostro primo album in italiano, ed è, diciamo, un po' una critica sociale di quando nell'adolescenza spesso si finge che possa andare tutto bene, avendo in realtà poi dei problemi che spesso la gente non riesce a vedere. Però la cosa positiva, noi cerchiamo sempre di mettere un messaggio positivo nelle nostre canzoni, che alla fine, circondandosi delle giuste persone, che può essere un proprio amato o propria amata, oppure la famiglia, oppure gli amici, come nel nostro caso, si riesce sempre a trovare una via d'uscita, e questa via d'uscita noi vogliamo che sia la nostra musica, no? Tant'è che il nome Painkillers, che significa antidolorifici, riporta proprio al nostro significato che vogliamo dare alla musica, ovvero la musica come antidolorifico dai problemi tutto della quanto. Allora, ci ascoltiamo il singolo e poi siamo ancora con te, tra poco.
Con noi Stay the Painkillers, questo è il penultimo singolo, diciamo così, che comunque è uscito in maniera importante lo scorso anno, e da lì poi è arrivato anche un album che è un po', già dalla copertina si percepisce un po' lo spaccato quasi, è New End ed è un po' anche le due facce, vedo il bianco e nero, cioè sono i colori, ci sono anche ben 11 tracce, quindi è un lavoro importante dove c'è anche il pezzo che avete appena ascoltato, tra l'altro questo secondo me già segna anche un qualcosa. Esattamente, il nostro primo album in italiano l'abbiamo voluto comunque dare un nome in inglese e c'è questa contrapposizione continua in questo album, sia col titolo in inglese per un album in italiano, sia il New End, che sono due facce della stessa medaglia, e anche nell'artwork, come hai fatto notare, è diviso a metà colori e metà in bianco e nero, un po' come a mostrare i due lati della personalità delle persone, quando magari tutto sembra iniziare in realtà finisce, così come quando tutto sembra finire in realtà è l'inizio di qualcosa di nuovo, ed è un po' il fil rouge che abbiamo voluto dare in tutto l'album. Bello che più che altro anche siete comunque ragazzi giovani, avete scelto già di fare anche un secondo album, cosa che magari al giorno d'oggi è poco scontata, ecco, dagli artisti che ormai vanno molto di flusso, vanno molto di si pubblica il singolo e poi si vede come va. Invece essersi messi lì ed aver realizzato anche un album intero è particolare come cosa. Sì, in realtà è una cosa a cui teniamo molto, tant'è che adesso facciamo un piccolo spoiler, uscirà anche un nuovo album nei prossimi mesi, e con addirittura 14 tracce. Caspita. Ed è una cosa a cui teniamo molto, soprattutto un album che non siano singoli buttati lì, tra virgolette, ma che abbiano un filo conduttore, un concept album che racconti una storia dall'inizio alla fine, con anche dentro magari un intro, un intermezzo, un outro, che magari sono brani di pochi minuti ma che vogliano accompagnare l'ascoltatore in tutta la storia. Bello però che comunque ci sia questo racconto alla fine, è una cosa particolare che diciamo non è più scontata, ecco, quindi bello che sia così. Quindi immagino che poi nel futuro album, che uscirà tra pochi mesi, ci sarà anche sicuramente il nuovo singolo che è uscito fuori a fine marzo, si chiama Sei ancora qui. Ce lo racconti prima di ascoltarlo. Esattamente, allora Sei ancora qui è il primo singolo dell'album che si chiamerà In sospeso. Ah, c'è già un nome, perfetto. In questo album parleremo del concetto di finale in sospeso, quindi quando qualcosa finisce ma non finisce realmente, soprattutto dal punto di vista relazionale con una persona, ma si può interpretare anche in qualsiasi altro ambito. E in Sei ancora qui, appunto, viene raccontata un po' questa fine di una storia travagliata, che però lascia un po' spazio a una speranza di un ritorno, comunque di qualcosa che finisce ma non finisce realmente. Ed è proprio questa speranza che, se da un lato può distruggere l'animo di una persona senza dargli una stabilità, dall'altro riesce anche a dargli quella forza di continuare appunto a sperare che le cose possano andare sempre meglio. Quello che uno poi si augura sempre alla fine. Esatto. Ecco. Allora, ce l'ascoltiamo, Sei ancora qui, il singolo dei Painkillers, eccolo. Painkillers con Sei ancora qui, l'ultimo singolo che avete appena ascoltato questa mattina, ma tra l'altro anche l'ultimo loro brano che appunto è ovunque disponibile su tutte le piattaforme. Torniamo allora ai prossimi progetti, dunque questo album In sospeso che sta per arrivare, cosa poi vi porterà? Immagino anche dei live, vi piacerebbe? Sì, no, assolutamente avremo dei live, li stiamo già organizzando, e soprattutto abbiamo il live di presentazione in anteprima di tutto l'album, che si terrà il 17 maggio al Bloom di Mezzago e in Brianza, che è uno storico locale in cui sono passati anche Green Day e Nirvana negli anni 90, per quanto può sembrare assurdo, è davvero così, è un locale a cui siamo particolarmente affezionati al momento che tutti i release party dei nostri album, per ora due, questo è il terzo, li abbiamo fatti tutti in quel locale, cercando sempre di
alzare l'asticella, ed è quello che vogliamo fare, portare non solo un concerto in cui suoniamo, ma un vero e proprio spettacolo in cui raccontare per la prima volta a un pubblico nuovo la storia di questo album e la nostra storia. Quindi immagino che poi sui social troveremo tutte quante le varie info. Per... quindi mi raccomando, andate su Instagram Painkillers per band, tra l'altro c'è ancora anche questa dicitura, esatto. Painkillers Band. Vedo anche che avete molti video un po' alla stile TikTok, quindi che veloci, rapidi, dove voi cantate, vi esibite. C'è anche lì, immagino, una voglia di arrivare anche tramite i social, c'è anche TikTok, immagino, avete... È un lavoro che facciamo in realtà da pochi mesi, che abbiamo provato a fare da pochi mesi e sta portando i suoi frutti, per quanto non sia facile, nonostante si veda un video di 20 secondi fatto col cellulare, in realtà non è affatto facile anche programmare tutte le pubblicazioni, riuscire a farle, anche perché ricordiamo che non siamo un singolo che quindi si mette da solo in camera, ma siamo un gruppo di 4 persone che facciamo sempre tutte insieme. Dobbiamo anche organizzare questa grossa macchina. Quella è la cosa forse più importante, organizzare, esatto, perché poi un conto è essere in due, un conto è essere anche in quattro come voi, quindi c'è sempre da concorrere il tutto. Allora io ti ringrazio, Stefano, per essere rimasto con me questa mattina. Mi rimando a tutti i social, mille. Quando poi ci sarà la novità tornate a trovarci, così ci avremo ancora modo di raccontarvi. Assolutamente, più che volentieri. Grazie mille. Per l'ospitata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.